Sarà Mestre Teramo, il primo impegno ufficiale dei biancorossi di Antonino Asta in eh, campionato. Questo l'esito eh, so, dei sorteggi di questo pomeriggio all'ex Aurum di Pescara della nuova eh, Serie C. In un campionato che sarà a 19 squadre e dunque con il turno di riposo. E a proposito di turno di riposo, il Teramo riposerà alla seconda giornata di campionato dopo la trasferta di Mestre, per poi tornare di nuovo in trasferta in uno stadio prestigioso il Romeo Menti di Vicenza contro la formazione Veneta appena retrocessa dal campionato di Serie B dunque per la prima partita in casa del Teramo bisognerà ancora attendere perché questo pomeriggio sono state estratte solo le prime tre giornate di campionato dei gironi A, B e C e allora un primo commento del presidente del Teramo Luciano Campitelli meglio di così non potevamo sperare però farsi pure che, che da queste due diciamo, trasferte possa arrivare qualche bella soddisfazione quindi partire poi avvantaggiati oggi sicuramente ci aspettavamo che almeno per dare ai nostri tifosi la, la voglia di rivedere la prima partita dopo il riposo in casa, però se è così, non è che è così, quindi non cambia niente. Eh, ci dobbiamo impegnare noi a cercare di riportare qualche punto prima che facciamo la nostra prima partita in casa peraltro una neopromossa come il Mestre e una retrocessa come il Vicenza due squadre molto differenti tra di loro una che punta alla salvezza e un'altra che forse punta all'altissima classifica come il Vicenza tutte e due molto difficili perché il Vicenza sicuramente come il Padova sarà una di quelle squadre che puntano a vincere il campionato e noi l'altra eh, dopo una, una vittoria di campionato ci sarà il giusto entusiasmo perché una squadra di serie D, eh, le prime partite sicuramente sparano tutte le loro cartucce, però oh, noi giocheremo le nostre chance e sicuramente non partiamo per sconfitti, bensì andiamo lì, lotteremo su ogni pallone per cercare di, di ottimizzare e di fare il massimo dei punti. Peraltro la seconda giornata il Teramo riposa perché la, Lega Pro, anzi, la Serie C è tornata a 57 squadre, dunque tre gironi dispari, ve l'aspettavate, se l'aspettava. Il Renate va nel girone del Teramo. Ma sicuramente non ce l'aspettavamo, sicuramente per noi è molto dispendioso perché, perché essere l'ultima sia per il nord che per il sud sicuramente non è, non è bello. Eh, però viviamo in questo splendido posto e quindi io sono felice di vivere qui e di fare qualche chilometro in più per fare qualche trasferta. Peraltro metterebbe la firma anche per fare la fase finale che si svolgerà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno metterebbe la firma il presidente Campitelli per essere col suo eravamo presenti quando ho detto a Gravina quelle cose è perché ognuno di noi pensa in un certo modo e tutto può accadere quindi non è che partiamo né per sconfitti né per vittoriosi quindi questa squadra è una squadra nuova e sul campo dovrà dimostrare di poter meritare innanzitutto una salvezza tranquilla e poi tutto quello che viene di più sicuramente sarebbe il massimo per cui è come se noi giocassimo in casa perché giochiamo in Abruzzo, quindi noi siamo felici e orgogliosi di rappresentare oggi la Serie C come l'unica squadra d'Abruzzo. Da questo lato sono molto contento per l'Abruzzo e quindi mi faccio carico anche verso tutti gli Abruzzesi e i nostri tifosi di un impegno ancora più importante per tutto il campionato. Queste dunque le impressioni del numero uno biancorosso, come detto in una giornata condizionata dalla questione Rende. Di nuovo reinserito all'interno dei campionati di Serie C. E dunque la terza serie nazionale passa a 5. 57 squadre. Non è solo questa la spina che dovrà risolvere il presidente abruzzese eh, Gabriele Gravina, perché c'è anche il minacciato sciopero da parte dell'associazione eh, calciatori che protesta contro le rose a 14 over e il pagamento delle mensilità di giugno che è slittato a settembre. Ascoltiamo le impressioni del numero uno della Serie C. È un campionato nuovo. E come ogni inizio ha sempre eh, le sue speranze, le sue ansie, eh, devo dire sono molto felice per la città di Rende, eh, senza voler intaccare o diminuire questa loro gioia, devo dire che mh, pur rispettando qualunque eh, aspetto della decisione di un organo di giustizia della città, all'interno del mondo dello sport e credo che quello che è stato deciso oggi non è in linea con quello che noi portiamo avanti da tempo, che è il principio della tutela dei valori. Dunque, mestre Teramo domenica eh, 27 agosto alle 18:30 probabilmente sul campo di Porto Gruaro, da qui fino alla fase finale. Che novità del giorno? Insieme al nuovo logo della Serie C eh, si giocherà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno eh, ci sarà la eh, finale, la fase finale che designerà chi sarà promosso nel prossimo campionato di Serie B.